È un momento importante per la società che oggi annuncia il nuovo allenatore che a partire dalla stagione sportiva 2013-2014 guiderà la Mar Milanza Verona. Andiamo molto veloci con gli interventi oggi, vediamo qui ci sono cinque relatori, quindi oggi parleranno tutti, quindi cerchiamo di stringere anche i tempi. Oggi a rappresentare il Comune di Verona abbiamo l'onore di avere l'assessore allo sport del Comune Marco Giorgo, che è l'assessore che è assolutamente molto vicino a quello che è l'ambiente della pallavolo e allo sport di tutta Verona, e lui che a nome di tutta la città dà il benvenuto al nuovo allenatore Andrea Gianni. Assessore, prego. Buongiorno a tutti, il porto giù del nostro sindaco. Sono io onorato di essere qui e ringrazio il Presidente e anche un amico, il nostro sindaco Modesti, anche il della Mar Milanza, oggi più vuole, grazie al dottore Filippi per avermi invitato. È un piacere per me essere qui perché quest'anno è stato un anno difficile per la pallavolo veronese, con un impegno anche economico molto molto pesante, che noi come istituzione comunale lo sanno, siamo molto vicini anche a aiutarli, perché il momento è difficile nel nostro paese, è un momento difficile per tutto lo sport, e quindi dobbiamo dimostrare con la presenza dell'amministrazione comunale, ma soprattutto di essere vicini alla pallavolo. Tra l'altro Verona è l'unica realtà del Veneto che oggi riesce a avere ancora un da uno che rappresentare questo grande palcoscenico della pallavolo maschile, che sappiamo benissimo di quanto ha fatto nel nostro paese a livello anche internazionale, che ha avuto. Io vi chiedo scusa perché dovevo portare via, ma abbiamo impegni in comune molto importanti e non volevo mancare a questo. Io ho letto cosa ha fatto questo grande allenatore che è più vicino a me, quindi dovrò dire che è grande, grande in tutti i sensi. Ha raggiunto dei traguardi con la nazionale italiana, ma anche da allenatore, ho visto quello che sta facendo. Questo fa capire quanto è importante per il Presidente Vestri, per il direttore generale Filippi, ma per tutta la pallavolo veronese, un grande investimento che avete fatto in un momento difficile. Noi vi dimostriamo, e lo dimostreremo anche con i fatti, che il Comune di Verona, l'amministrazione comunale, l'abbiamo sempre detto e lo facciamo, l'amico Filippi sa quanto siamo attenti nel essere vicino. Poi vorrei ringraziare anche, poi ci saranno anche i nostri amici della DSM che parleranno anche loro. Sapete, a Verona, quanto la Casa Mar in questo caso vi possa aiutare a livello economico, lo faremo anche noi, quindi state tranquilli, l'impegno c'è. L'amico Filippi sa che la serietà da riservare c'è tutta, perché sappiamo quanti sacrifici che voi fate, sappiamo quanto vi costa mantenere questi grandi risultati. Al mister Aldo, al bocca al lupo, grandi successi per Verona, siamo molto vicini. Grazie ancora. Allora, innanzitutto è da ringraziare la sede dove ci troviamo. Io credo che un doveroso ringraziamento da parte di questa società va all'amministrazione comunale di Verona, e un grazie particolare a voi tutti, perché essere così numerosi in una giornata un po' anche di lavoro, diciamo, o anche di lavoro, credo che sia difficile raggruppare. Un ringraziamento particolare a tutta la compagine giornalistica, questo quindi è doveroso da parte mia. Un bel giorno qualcuno, Stefano, perché bisogna essere onesti, si è tentato di telefonare ad Andrea, ci siamo incontrati e Andrea ha risposto così. In breve, questo è stato un po' l'enigma, oppure come volete chiamarlo, il teatro, o come si sono svolte le cose. Avevamo voglia di dare uno scossone diverso, di affrontare un campionato in modo diverso, e vi dico anche come: un campionato impostato soprattutto sui giovani. Questo è il nostro obiettivo. Non per questo avere una squadra debole, perché se avessimo voluto puntare su una squadra debole, certo non avremmo scomodato un grande professionista, ma il nostro obiettivo è di puntare tantissimo sui giovani.
lui cosa sta facendo in questo momento, sta dentro le regioni, quindi praticamente il connubio è questo fatto, giovani con giovani, poi chiaramente ci sarà l'inserimento di qualche persona, anche Matusalemme, chiamiamoli così, un po' più esperta. Siamo convinti di aver portato quindi la persona giusta al momento giusto e nella piazza, come ha ricordato prima l'assessore, nella piazza di Verona. Ricordiamoci che oggi la piazza di Verona è l'unica piazza del Veneto, non dimentichiamoci, almeno di Serie A1, perché Treviso non c'è più, Parma in A2, poi non sappiamo anche loro come sarà. L'unica piazza oggi importante del Veneto è Verona. Siamo convinti che è una piazza buona, abbiamo ottenuto non risultati di pallavolo ma risultati di pubblico eccezionali, pur avendo fatto un risultato molto negativo. Questo bisogna anche essere coscienti e ammettere. Ciò nonostante, la società ci crede, la società è convinta che vi siano ancora le basi per dire la propria a livello nazionale, e quindi abbiamo fiducia in una persona che ha giocato non so per quanti anni, non ho visto il suo curriculum, ma credo per molti anni, ha mangiato pallavolo, usiamo questo termine, per 5 anni, 6 anni è fatto anche già l'allenatore con un'esperienza notevole di una società diciamo molto forte, almeno dal punto di vista del nome, non dimentichiamoci che se non era stato allenatore di Roma per 3 anni consecutivi. Quindi è di Modena, diciamo che gli elementi ci sono tutti. Io ho parlato un po' con lui, non lo nascondo, ci siamo incontrati, abbiamo scambiato due idee, ma credo che a volte a pelle ci si capisce di più che non fa quando si dialoga per ore e ore e ore e ore, che poi stringendo non dicono nulla. Quindi noi riponiamo in lui la massima fiducia, siamo certi che sapremo dare delle soddisfazioni alla città, siamo convinti di aver portato la persona giusta nel momento giusto. Ciò non voglio dimenticare l'amicizia, l'esperienza che abbiamo avuto anche con Bruno Bagnoli, perché Bagnoli è stato conosciuto diversi anni da Roma, ci ha dato delle grandi soddisfazioni perché è stato l'uomo che ci ha portato ai playoff, è stato la persona con cui, non dimentichiamocelo, in una stagione eravamo in Serie A2, è vero, però non è mai successo a memoria che io sappia, poi casualmente lo confermerà un personaggio che conosce la storia a pallavolo molto più del sottoscritto, che ha vinto tutte le partite. Mai credo nessuna società ha vinto tutte le partite di campionato, compreso la Coppa Italia. È vero che si trattava di una Coppa Italia di A2, ma la Coppa Italia di A2 l'abbiamo vinta anche 2 volte. Ma quell'anno, quell'anno famoso, abbiamo vinto tutte le partite, compreso la Coppa Italia. Credo che questo non dobbiamo dimenticarcelo. Dopo, diciamo anche, giusto per ricordarlo, l'anno scorso l'unica squadra che ha battuto 30-30, con che ne vogliono, è stati noi, che ha interrotto la serie positiva. Non è un gran successo, però insomma fa parte di quelli, diciamo, cassettini che ti metti da una parte, e per i momenti anche difficili come è stato quest'anno è giusto rispolverare e ricordarti quanto di positivo c'è stato. Diamo il benvenuto a Blue Wall di Verona ad Andrea, cui poi ci daremo la parola. Lo ringrazio per aver accettato, posso dirlo anche, immediatamente dalla piazza di Verona, e questo vuol dire che anche lui crede in questa società, crede in voi, crede in questa piazza. Accolgo
con gioia quanto espresso dall'assessore, vi assicuro che lo metto nel famoso cassettino e qualche volta te lo ricorderò, perché qualche volta si dimenticano che ci siamo Niente, e chiudo ringraziando anche il sindaco Tosi, perché onestamente, come vice sindaco, si sono sempre dimostrati, diciamo, se non altro accoglienti nei nostri confronti. Questo è giusto dirlo, dove di cronaca, così pure visto che ci troviamo vicino alla presidenza della provincia, da un ringraziamento particolare. Non vedo l'assessore della provincia, che credo che doveva venire, non so, comunque non lo vedo qua. Comunque va un ringraziamento particolare anche a lui. Grazie di cuore. Grazie Presidente. Non c'è bisogno di tante parole per spiegare, o meglio, ci sarebbe bisogno di tantissime parole per spiegare chi è Andrea Giani, però tutti lo conosciamo, ha un curriculum assolutamente eccezionale, fa parte della storia della pallavolo italiana, tutti abbiamo voglia di sentirlo parlare, abbiamo voglia di sentire le sue prime dichiarazioni ufficiali. Andrea, prego, a te la parola. Buongiorno a tutti, è veramente un grandissimo piacere, una grandissima emozione di stare qui, una città meravigliosa, dove tra l'altro ho anche diversi amici, tra cui mi piace, che è veramente una bellissima città. C'è una realtà pallavolistica secondo me straordinaria, con veramente un livello di conoscenza tecnica che spazia dalla pallavolo al calcio, al basket, per cui c'è veramente una grandissima cultura sportiva. E la cosa che devo dire mi ha stupito positivamente quando ci siamo trovati, quando incontro queste persone qui, con Stefano, con la Marchesi, ho avuto delle idee molto chiare, trasparenti, e questo è quello che io reputo un fatto straordinario, perché non ci si è nascosti dietro a niente. Loro mi hanno detto quali erano le loro idee, il Presidente è stato chiarissimo, io ho delle idee molto chiare e c'è stato, guarda, un immediato feeling, proprio perché loro non mi hanno buttato del fumo negli occhi, io non ho avviato chissà quali progetti, ma delle cose molto chiare e precise. E quindi, devo dire, con questa onestà mi è piaciuto talmente tanto che ho detto immediatamente sì. E poi da quel sì si è passati a cercare di costruire un'identità per questa squadra. Perché, ripeto, è bello lavorare su progetti, è bello soprattutto, nella cosa così, avere delle idee e creare delle identità. Io con la società, con la proprietà, voglio creare un'identità per questa squadra. È un'identità giovane, però con un gruppo giovane si possono creare e costruire dei grandissimi progetti. Questo è quello che voglio fare. Ci sarà del tempo, bisogna avere un pochettino di pazienza, perché quando si lavora con un gruppo di giovani bisogna dargli il tempo di crescere, però vi assicuro che le emozioni che daremo in campo saranno grandissime. E saranno fatte di emozioni, a un certo punto ci saranno anche dei risultati importanti. Perché l'idea è quella di andare in palestra, è quella di costruire insieme l'identità, cioè voi vedrete giocare e scendere in campo una squadra che ha un'identità, che è Verona, che è la Blue Volley, che gioca in una determinata maniera, che gioca come squadra. Questo è quello che voglio fare, questa è l'idea che abbiamo. E da qui, da oggi, da qualche settimana, si lavora per creare questa identità. Sono convinto, tutte le armi a disposizione per poter fare il progetto che abbiamo in mente, per cui io devo ringraziare la proprietà, perché è grazie a loro che noi abbiamo la possibilità di avere in mano il materiale. Ringrazio questa città perché ci mette passione, ci mette dedizione, ci mette la struttura straordinaria, e quindi credo che noi creiamo uno spettacolo, creiamo un'identità, creiamo una squadra, e il mix sarà secondo me veramente straordinario. Questo, poche cose, ma sono le cose che secondo me su cui io veramente mi batto per ottenere quello che voglio ottenere. Grazie Andrea. Finalmente, al fine,
al termine della conferenza stampa ci sarà spazio per le domande da parte dei giornalisti, così come ci sarà anche a beneficio dei fotografi, delle telecamere qui presenti, ci sarà anche la firma del contratto al termine di questa conferenza stampa. Proseguiamo molto velocemente con Stefano Magrini, vicepresidente di Blue Volley. Ma grazie a tutti per la presenza, molto importante come vedi anche perché con Andrea appena ci siamo incontrati lui sottolineava l'ultima giornata, ha aperto il giornale e mi ha detto l'ultima giornata non si vedeva nulla, guarda il pubblico di Verona, 3.000 persone, ed era stato impressionante da una presenza così, così folta. C'era casa al palazzetto, noi avevamo fatto due vittorie, la sola era entusiasta, ecco, per l'incontro. Ricordiamo, voglio rimarcare che quest'anno come pubblico abbiamo vinto 6 volte nei confronti del calcio, ecco, calcio che Serie A, perciò abbiamo vinto 6 volte, perciò abbiamo avuto un pubblico con il 13%, con il 18% di presenze in più dell'anno scorso e il 13% più di incassi, perciò dati importantissimi. Faccio una retromarcia con Andrea, ecco, è stato un accordo immediato, penso che un'ora e mezza abbiamo definito, sia stato proprio questione di pelle, ecco, perciò parte un nuovo percorso, secondo me importante, è chiaro che abbiamo bisogno di sostegno, come l'assessore diceva prima, abbiamo bisogno di un sostegno abbastanza importante, stiamo aspettando anche uno sponsor abbastanza importante, però nel frattempo la società sta lavorando, gli faremo un grandissimo regalo ad Andrea, tra pochi giorni andremo a definire uno dei 5 più forti nel suo ruolo giocatori a livello mondiale, so sarà un acquisto che Andrea, come gli abbiamo detto il nome, se l'ha chiesto 3 volte se era il nome giusto, non posso ancora dire nominativo perché siamo in fase di dettagli e può saltare tutto, però 99% è definito, come fatto di entrata all'interno della società di altri 2 soci, perciò rafforzeremo anche l'assetto societario. Ci sono i presupposti per far bene e siamo in sintonia per sappiamo bene il carattere di Verona, cos'è, ecco, lo viviamo in tutti i settori sportivi, perciò dobbiamo farlo vivere anche nella pallavolo, ecco questo però. Buon lavoro Andrea. Grazie. Lavora Luca Bazzoni, socio anche lui di Blue Volley Verona. Buongiorno a tutti, mi unisco alle parole del Presidente nel ringraziare, diciamo, le istituzioni che ci stanno vicino, ringraziare tutti voi che comunque ci seguite molto da vicino anche voi. Naturalmente da parte mia è con orgoglio che oggi presentiamo Andrea, io lo devo giocare in nazionale, quindi che di pallavolo ne masticavo poco, però ero riuscito a coinvolgermi quella famosa squadra e seguirla. E, naturalmente un anno fa siamo partiti con un progetto di rivoluzione totale, avevamo promesso comunque era un anno zero, è stato zero anche diciamo nelle partite, però abbiamo scoperto diciamo tanti giovani promettenti che ci portiamo in questa stagione. Naturalmente abbiamo avuto la fortuna naturalmente di parlare con Andrea e, come ha detto Stefano Magrini, di trovare un accordo immediato, e lui con i giovani è bravissimo e quindi stiamo costruendo una squadra ad hoc e mantenendo le promesse che avevamo fatto diciamo un anno fa. Ecco, speriamo che questo porti anche delle soddisfazioni non solo a noi personalmente come proprietà, ma anche a tutti i tifosi che fino all'anno scorso, mi diceva Magrini prima, nonostante le partite perse, nonostante le brutte partite giocate, ci hanno sempre seguiti. Quindi oggi con grande soddisfazione vi abbiamo fatto un regalo, spero che sia molto ma molto accetto da parte vostra. Io ringrazio Andrea. Grazie. Benvenuto. Gli interventi con Andrea Mantovanelli, consigliere di AGSM. Mi alzo per non dare. No, lo stesso. Niente, io do il benvenuto a Andrea Giano. AGSM, nella ricerca dei partner, da sempre cerca l'eccellenza
noi oggi ci troviamo qui con un asset, ho la pelle d'oca per il mio passato sportivo, dove Andrea è sempre stato un esempio lampante e fulgido. Abbiamo un'azienda che è GSM, leader su Verona, la Marmilanza, leader nel volley in Veneto e in Italia, Andrea Giani, un simbolo mondiale per il volley. Quando c'è questo asset noi non possiamo che essere felici di esservi vicino e anche per l'anno prossimo di rinnovare l'asset che abbiamo con voi. Grazie. Grazie e benvenuto. Abbiamo qui con noi oggi anche il presidente della Federazione Pallavolo di Verona, della FIBA di Verona. Sono Andrea, lo conosciamo, quindi siamo attenti. Due parole per il contenuto di Gianni Verona. Sul settore giovanile, ci conosciamo dalla vita. No, ma saluta Carlo, padre, che lo ripeto in attività, mi ha detto guarda cosa c'è. Andrea non c'è bisogno di presentarlo, l'avete letto sulla prima stampa, insomma, poi noi ci conosciamo la vita, sappiamo i risultati. Ottimo ovviamente per il lavoro sui giovani, visto che la Blue Volley ha scelto di far giovani, sia in prima squadra sia in settore giovanile, dove stiamo facendo un nuovo tipo di discorso. Buon lavoro. Tanto lavoro. Sono domande? Durata dei contratti? 8 anni. Sì, signore.